Al via la stagione estiva dei saldi. Napoli stamane brulicava di persone intente a scovare nei negozi il miglior ribasso abbinato al miglior capo di abbigliamento e non solo. Nasi attaccati alle vetrine, grandi magazzini presi d'assalto, folla ai camerini e, se il gioco vale la candela, folla anche alle casse. A quanto pare il primo giorno di ribassi ha fatto registrare ottimi guadagni per i commercianti che attendevano l'apertura della campagna dei saldi per tirare il fiato dopo un inverno e una primavera ai minimi storici. Come sempre, l'abbigliamento ad attirare maggiormente giovani e adulti. I ribassi, per lo più nelle vetrine, sono del 30%, ma è nei maxi store e nei negozi di franchising che si possono fare i veri affari. Soddisfatti i napoletani intervistati ai nostri microfoni. Primo giorno di saldi a Napoli, c'è convenienza con questi ribassi? Sì, io l'ho trovata. Stamattina sono andata a fare un po' un giro, varie spese, e l'ho trovata, sì. Alcuni negozi sono... Hanno bassi, hanno saldi convenienti, altri no invece. Ho trovato buona roba, bei prezzi e quindi sì, sono soddisfatto dei saldi che ci sono stati oggi. Siamo andati in un negozio e abbiamo trovato subito sconti abbastanza alti. La merce? No, la merce è di qualità comunque, niente male, c'è abbastanza scelta ovviamente, bisogna andare presto sennò finisce tutto subito. Ho comprato tantissima roba e già il primo giorno ho già acquistato molto. Ho preso delle bluse che mi servivano e scarpe. I prezzi? Più o meno sì, ho trovato un po' di convenienza.